Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! L'attrice Franca Bettoja, moglie dell'indimenticabile Ugo Tognazzi, ci ha lasciato all'età di 88 anni. Nata a Roma, il 14 maggio 1936, nel 1972 ha unito il suo destino a quello del grande attore, con il quale aveva già lavorato nel film Il fischio al naso del 1967, diretto proprio da lui. Da questa unione sono nati due figli, Gianmarco nel 1967 e Maria Sole nel 1971. Dopo il matrimonio, le sue apparizioni sul grande schermo si sono fatte sempre più rare, con la sua ultima interpretazione risalente al 1993 nel film Teste rasate di Claudio Fragasso, dove ha recitato il ruolo della madre del personaggio interpretato dal figlio Gianmarco. Franca Bettoja ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema italiano, con la sua eleganza e talento che hanno conquistato il pubblico di allora e di oggi. La sua carriera è stata caratterizzata da ruoli intensi e memorabili che l'hanno resa una presenza amata e rispettata nel panorama cinematografico nazionale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare con lei. Franca Bettoja rimarrà per sempre nei nostri ricordi come un'icona del cinema italiano, un artista che ha saputo regalare emozioni e interpretazioni indimenticabili. La sua trattata artistica che non andrà a vivere attraverso i suoi film e il suo spirito che resterà per sempre il cuore.